Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Siamo all'Istituto Vitale Giordano quest'oggi per un congresso abbastanza particolare e importante sul benessere sessuale da disabilità. Abbiamo con noi il dottor Gesualdo. Buonasera, dottore. Buonasera a voi. Allora, un incontro molto particolare, soprattutto per i temi che si affronteranno oggi. Beh, un incontro particolare perché la sessualità in genere è un tema particolare in un mondo governato dalla pornografia. E quindi diventa particolare perché probabilmente parlare di sessualità non è usuale, perché vuol dire parlare di relazioni, vuol dire parlare di intimità, vuol dire parlare di piacere, vuol dire parlare di situazioni in cui l'intimità e le distanze devono diminuire, approfondendo quella che è la tematica dell'altro e della propria corporeità. Come mai questa scelta di abbinare la sessualità con la disabilità? Ma perché è una cosa naturale, così come lo è per le persone che non hanno diverse abilità. Il tema è quanto noi accettiamo l'idea che la sessualità permei la persona e quanto accettiamo l'idea che la sessualità permei e alberghi anche nelle persone che hanno disabilità. La nostra estetica forse non prevede il fatto che le persone disabili possono avere anche una sessualità. C'è ancora del tabù comunque che bisogna affrontare in queste situazioni? C'è un tabù generalizzato che attraversa un po' tutta la società, tutta la cultura, e che poi va a posizionarsi in maniera ancora più drammatica sulle persone che hanno difficoltà. Questo è dovuto al fatto che non vogliamo guardare oltre, non riusciamo o non possiamo? Beh, questa è una bella domanda. Beh, io penso che tutte e tre le formule siano vere. Da un lato non vogliamo per un fatto di pregiudizio, dall'altro non vogliamo perché in qualche modo una società consumistica ci induce più a consumare sesso che non a relazionarci, a acquisire capacità relazionali. E quindi in qualche modo sono presenti una serie di variabili che orientano verso una sorta di rimozione, di negazione. C'è ancora molto lavoro da fare o siamo a buon punto? Beh, già questo è significativo, perché trovarsi, discutere, pensare a formule per affrontare i diritti di tutti è già un buon risultato. Monsignor Savino, benvenuto qui in questo congresso particolare. Oggi parliamo di un tema molto particolare, molto importante, ma anche molto tabù. Non solo parliamo di un problema importante, ma siamo già in ritardo. Dobbiamo liberarci da molti pregiudizi, dobbiamo ripensare al diversamente abile che è una persona, ed è costitutiva della persona la dimensione sessuale, la dimensione affettiva. Attenzione, parlo di dimensione affettiva e sessuale, perché la sessualità non è soltanto il sesso, ma implica anche la dimensione affettiva. Io penso che va riconosciuta, ma tra l'altro c'è stata anche la dichiarazione dei diritti dell'ONU del 93, che ha già dichiarato, no, il diritto di vivere la propria affettività, la propria sessualità da parte del diversamente abile. Io penso che ci voglia veramente un cambiamento culturale a 360 gradi. Dobbiamo ripensare l'antropologia e non dobbiamo assolutamente nasconderci dietro certi atteggiamenti che non fanno altro che marginalizzare ancora di più i diversamente abili, la famiglia e il contesto in cui il diversamente abile vive. Per cui è l'ora della corresponsabilità, è l'ora di una democrazia più compiuta, la democrazia dei diritti rispetto anche ai diversamente abili, dove il diritto ad amare e ad essere amato anche attraverso le ragioni della sessualità bisogna riconoscerlo. Monsignore, come mai ci sono ancora determinate situazioni da sdoganare e alcune invece sono molto libere sul mercato, diciamo? Infatti, pensiamo un attimo, nel tempo in cui tutto è consentito, tutto quasi sembra essere lecito a livello sessuale, noi stiamo ancora qui a parlare del riconoscimento della dimensione sessuale effettiva del diversamente abile. Evidentemente è un segno di una civiltà che non è ancora compiuta, di una democrazia dove i diritti non sono, come devo dire, di tutti, ma sono ancora di qualcuno. Che lavoro deve essere fatto allora? Sulla gente, sulla testa, sul vivere? Partiamo dalla scuola, partiamo dalla famiglia, e ci vuole soprattutto un accompagnamento educativo.
dove dobbiamo tutti educarci ad uno sguardo diverso sulla sessualità rispetto ad ogni modalità di vita. E poi sono profondamente convinto che anche mass media, tutti gli strumenti come voi di comunicazione dovrebbero dare più possibilità di ragionare su questi fatti. Dobbiamo liberarci ancora oggi dal tabù, dai tabù. Uno di questi tabù, mi permetto di dire, è il tabù della sessualità e dell'affettività come dimensione non riconosciuta da diversamente abile. Un impegno dunque rivolto a tutti. Anche a noi Chiesa, perché anche noi Chiesa abbiamo le nostre responsabilità e qui ci vuole anche la cultura della solidarietà trasversale, perché molto spesso lasciamo soli diversamente abili, lasciamo soli le famiglie, li lasciamo soli e li abbandoniamo al loro destino, molto spesso al loro destino veramente di sofferenza. E anche questo è un segno di quella cultura oggi troppo autoreferenziale dell'individualismo, quella cultura dell'egoismo che non consente una solidarietà che dice anche riscatto e attenzione nei confronti di quelle persone che sono veramente marginalizzate. Ne approfitto della mia conoscenza nei suoi confronti per farle una domanda un po' particolare. Perché la Chiesa è ancora ferma su alcuni suoi capisaldi per quanto riguarda questa situazione? Guarda, non è che adesso sono vescovo, ieri ero sacerdote, parroco e voglio fare una difesa d'ufficio della Chiesa. Io sono convinto che mai come in questi ultimi 50 anni la Chiesa si è molto molto aperta. Quando parlo di 50 anni significa il Concilio Vaticano II, significa tutto quello che è accaduto dopo, significa anche gli ultimi pontefici che abbiamo avuto, no? Oggi Papa Francesco che sta sdoganando una serie di cose, sta sdoganando anche un atteggiamento culturale diverso da parte della Chiesa e non solo da parte della Chiesa nei confronti dei diversamente abili, del loro bisogno di amare e di essere amati, ma pensiamo anche a Papa Ratzinger, a Papa Benedetto XVI, a Giovanni Paolo II, no? Io direi che la Chiesa in questi ultimi 50 anni non soltanto ha sdoganato se stessa rispetto al modo di guardare questi problemi, ma sta attivando processi veramente di cambiamento culturali e antropologici rispetto ai diversamente abili. Grazie, buon lavoro. Grazie, un abbraccio a voi e grazie per il vostro servizio. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.